un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Leggo su ansa.it quanto segue. Joe Biden, l'Ucraina sconfiggerà Putin con le nostre armi. Proprio così l'arcobalenico e vegliardo presidente della civiltà dell'hamburger fa sapere che continuerà a supportare l'Ucraina del guitto Zelensky, attore nato con la N maiuscola, prodotto in vitro di Washington se non di Hollywood, con l'invio di armi. E fa altresì sapere a Putin che gli Stati Uniti supporteranno fino alla fine l'Ucraina. Biden compie anche un piccolo volo pindarico tragicomico dicendo che se l'Ucraina sarà sconfitta allora saranno a rischio la democrazia, l'Europa e l'Occidente. Ora non si capisce in che modo gli Stati Uniti e l'Ucraina possano ergersi a paladini della democrazia, dato che Zelensky ha fatto chiudere i partiti d'opposizione, ha perseguitato la Chiesa ortodossa, ha imposto il canale unico. In che modo dunque può assumersi come emblema della democrazia? Ma gli stessi Stati Uniti d'America non sono una democrazia, essendo invece una plutocrazia neoliberale imperialistica. Quindi già questa narrazione fa sorridere. Quel che è certo è che per gli Stati Uniti è una partita decisiva quella dell'Ucraina, da che se riuscissero davvero a portare l'Ucraina nella NATO, riuscirebbero a trovarsi ai confini con la Russia e quindi a facilitare il loro compito, che è quello di far capitolare la Russia di Putin, che per ora tuttavia intende resistere, ben sapendo che la partita è decisiva. Del resto, come non mi stanco di ribadire, le cause di questa orrenda guerra vanno ravvisate nell'allargamento della NATO verso Oriente dopo il 90, dopo la fine dell'Unione Sovietica, quando cioè la NATO, anziché contenersi nei suoi spazi, ha preso ad occupare gli spazi che un tempo furono dell'Unione Sovietica e del Patto di Varsavia, di fatto accerchiando la Russia e causando questa risposta del 2022 della Russia con l'attacco all'Ucraina.